Gio Pietrosino, l'incorruttibile, il pronipote del leggendario poliziotto, ha presentato il suo libro agli studenti del Ritz e Corbino. Una giornata della legalità da ricordare, quella vissuta dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Tecnico Ritz prima e del Liceo Corbino dopo. Nino Melito Pietrosino, pronipote del leggendario poliziotto italo-americano Gio Pietrosino, li ha incontrati presso gli auditorium dalle 9 alle 11 all'Istituto Ritz e successivamente fino alle 13 al Liceo Corbino. Dopo il saluto del dirigente scolastico Pasquale Aloscari è iniziato il convegno. Sì, noi abbiamo avuto stamattina una bella iniziativa relativa appunto alla presenza di un pronipote di Gioia Pietrosino. Ci ha raccontato un po' la storia dei parenti, ci ha raccontato appunto come fu ucciso, quale ruolo ebbe. E in particolare sostenere anche tutta la lotta alla mafia, poi è stata fatta molto spesso da siciliani, quindi ci sono molte vittime siciliane a testimonianza appunto che nella società c'è questo spirito verso la legalità, ma purtroppo poi si scontrano questi gruppi minoritari che un po' rovinano appunto la concezione della nostra regione. L'evento è stato moderato dall'organizzatore Corrado Spatola, il quale ha sottolineato. Il relatore diceva che i metodi che ha usato Pietrosino sono dei metodi che sono ancora attuali, parlando inizialmente dei semplici travestimenti a tutte quelle che sono state poi le indagini che sono state condotte con una metodologia che viene usata tuttora dalle forze dell'ordine di diversi paesi del mondo. Parlava anche della Bomb Squad, la squadra fondata da Pietrosino per imparare a disinnescare le bombe, che tuttora esiste con questo nome in America. E diciamo che questa figura è forse più apprezzata in America, dove in ogni stazione di polizia c'è un quadro che rappresenta Pietrosino, una fotografia di Pietrosino, e in Italia stiamo cercando di portare avanti questa informativa anche a livello scolastico, soprattutto a livello scolastico, soprattutto in Sicilia, per quanto riguarda la sensibilizzazione dei ragazzi nella lotta contro la mafia. Successivamente ha preso la parola Nino Melito Pietrosino, che ha ripercorso le tappe fondamentali del suo prozio Giuseppe Pietrosino, detto Joe, il notissimo poliziotto italo-americano precursore della lotta alla mafia, nota anche come Mano Nera, che fu ucciso proprio dalla criminalità organizzata a Piazza Marina di Palermo il 12 marzo 1909 in occasione di un suo viaggio in Sicilia per svolgere importanti indagini. Nino Melito Pietrosino, autore del libro Gio Pietrosino l'incorruttibile, ha tenuto a precisare che oramai sono quasi 50 anni che gira il mondo per raccontare la storia della sua famiglia e per diffondere la cultura della legalità nei giovani. In questo volume, infatti, la narrazione inedita trova fondamento nella tradizione orale di famiglia, come lui stesso riporta nella copertina. Quelle sere d'inverno accanto al camino, quando imparavo a conoscere l'eroe attraverso le testimonianze di mio nonno Michele, fratello di Gio, e padre di mia madre Gilda Pietrosino, è stata quella la mia televisione. E spesso viene detto Pietrosino combatte la mafia, ma è errato dire questo, che Pietrosino è vero che la combatte, ma prima di combatterla la scopre. La scopre, e questa è la peculiarità. Un singolo poliziotto che scopre niente poco di meno che un'organizzazione criminale, e addirittura ne rivela le radici, perché queste scoperte le fanno i corpi di polizia al 99,9%. Questo è un singolo caso, che a scoprire un'organizzazione criminale è stato un singolo poliziotto, e senza mezzi termini lo rivelò in modo diretto, senza i ricamini e gli ammortizzatori che si usano oggi, in modo diretto, preciso, soggetto, predicato, complemento, punto. Questa è la famiglia Pietrosino. Infine il convegno ha avuto luogo successivamente nell'auditorium del Liceo Corbino di Siracusa, dove ad attenderle c'era la professoressa Anna Rotondo in rappresentanza della dirigente del Liceo Corbino, Lilli Fronte.
La Rotondo ha dato i saluti ai convegnisti. E nell'ambito sempre delle attività per la legalità che la scuola svolge, sia come PCTO sia proprio come ciclo di conferenze proprio per i ragazzi. Così come ho detto nella presentazione, noi ci teniamo molto che i ragazzi seguano queste conferenze o queste attività, perché il futuro della Sicilia sono loro e speriamo in loro.